Bentornati a Tracce di Sport. Nel nostro viaggio uno dei temi più importanti è vedere quanto sia difficile passare da atleta ad allenatore. Uno dei casi più interessanti in questo percorso è quello di Stefano Cerioni, fiorentista campione olimpico a Seul, che un giorno fu chiamato in palestra dal suo maestro Ezio Triccoli, il quale lo convinse a fare una promessa. Dal 96 io ho avuto una telefonata in un pomeriggio con il maestro Triccoli che mi voleva parlare. Arrivai qua in palestra e trovai il maestro che per la prima volta mi aveva chiamato e mi fece promettere in quel giorno che avrei continuato, diciamo, la sua opera, che avrei iniziato a fare il maestro. Non era nella mia idea. Quel giorno mi strappò un sì. Partii il giorno seguente per una gara a Parigi e tornai il lunedì e lui non c'era più. Purtroppo era morto. Ha avuto questa illuminazione, mi ha strappato questa promessa. Gli atleti sono, e forse devono essere, sempre molto concentrati su se stessi. Quando diventano allenatori, scoprono un mondo completamente nuovo. Abbiamo chiesto a Stefano Cerioni quale sia stata per lui la sorpresa più grande. Sarei voluto tornare indietro perché nel momento in cui sono diventato maestro ho capito tante cose in più e magari avrei fatto molti meno errori da atleta. Ho elaborato meglio queste tattiche, tecniche per poter portare l'avversario a fare quello che vuole l'atleta. La scherma è uno sport antico che ancora oggi difende l'importanza della forma e della ritualità. Giovanna Trellini e Stefano Cerioni ci hanno raccontato come ci si comporta quando si entra in palestra. Innanzitutto, quando si entra in una palestra di scherma, la prima cosa che si fa è di andare a salutare tutti i maestri o tecnici che stanno all'interno della palestra dando appunto la mano. Quindi già questo credo sia un segno che nella società odierna è un segno un po' particolare, quindi è un segno di rispetto che si deve dare a chi magari ti deve appunto insegnare la scherma o chi ti fa soltanto preparazione atletica. C'è il saluto al maestro con la mano in qualsiasi momento, anche se il maestro sta facendo lezione, si va a salutare il maestro e poi c'è il rispetto dell'avversario prima e con il saluto e alla fine dell'assalto con il saluto e la stretta di mano, comunque sia andato l'incontro. Si sia vinto, si sia perso. Essendo una disciplina, penso che dia già al ragazzino in crescita un certo tipo di mentalità giusta. Poi il rispetto delle altre persone, dell'avversario, e riuscire a fare delle scelte in pochissimi secondi sicuramente apre la mente a prendere decisioni senza dover pensare tanto. Gli atleti di solito vanno all'allenamento, gli schermidori invece vanno a lezione dal loro maestro. E Luigi Ottani oggi ha fotografato il maestro Stefano Cerioni nel palazzetto della scherma di Iesi durante una lezione.